Benvenuti a un'intervista molto interessante, che non sarà un granché, ma è divertente farlo. Come sai che non sarà un granché? Dalla tua risposta. Iniziamo con queste fantastiche domande. Nome? Christine? Con nome vero? Vaffanculo? Nome vero? Vaffanculo? Dimmi il vero nome! Non mentirmi! Vaffanculo Il vero... Vaffanculo Christine! è Sono d'accordo anch'io con questo nome! diverso. Sì. Bon, Giorgia! Secondo nome. Coglione. Giorgia Cogliona, mi pare anche giusto questo nome. No. Vedi che già non è Vai interessante. avanti. Taglio di regista. Due. Cosa? Sì, due tette, lo so anch'io. Seconda. Peso esatto, che lo sapranno tutti. Lo 56.3. sapranno tutti adesso. In fondo questa parte me la salvo, la taglio. Quanto vince? La sai entrare? Ok, perfetto. Sport preferito? Fancazzista. Tennis tavola. Ping pong. Ping pong se mi stavo è uguale! Ma la gente non può capire di chi tennis tavola. Capisce, capisce! Speriamo. Non voglio insultare i miei fan, però ci sono certi ritardati. Non mi riferisco a nessuno. Gli uclo quello. Ok. Suoni qualcosa? Batteria! Rompi i coglioni anche l'altro sport. Sì. Mi rompo i piatti là! Altro che Che coglioni! auto hai? Non è un'auto. Un cesso! Ok, lei ha un cesso sulle ruote, si chiama Christine Baffanculo Giorgia Cogliona. Fa tennis da tavolo e suona le palle. Ok, Suono sì. le pentole! Le pentole, scusate. Mondi a casa? Per vivere in casa. Ok, colore preferito? Blu e nero. Interista. Ok, Ma che c'è? squadra del cuore. Milan, Merda. sempre e comunque. Milan merda, ma va a nasconderti. Ok. Inter Curaz. Piacente, non sono interista. Sono finto interista. Dici qualcosa in sloveno che possono capire tutti. Interessante, davvero interessante. Ciao Curaz. Bravo tu Gaz. Curaz! Ma Iaiza! Chevernier, Tavernel, Rosé, Chevernier. Curaz, Iaiza! Poi la luce. La luce. Ok. Poi quante multe hai preso? Una! E chi c'era con te? Sto deficiente di merda! Altro bip. Allegria. Quante auto morte? Ok, se diventassi uno zombie, cosa ti mancherebbe? Il cervello. A parte questo, era ovvio. Sta piovendo, porca puttana. Cosa stai dicendo? Guarda cazzo! Vai Ma in realtà è semplicemente che si sta disappannando il vetro. Si è avanti. Vai avanti. inventato un vetro. Vai avanti, che marcia siamo? Aspetta, non so. Sei sicura? Faccio un sorriso. Forse vedo un cazzo. Mi hai sputato sulla faccia. Grazie. Vai con sto coso, mi capisci un cazzo. Ok, giornale preferito. TV, sorrisi e canzoni. Che domanda ha fatto io? Botta rivista preferita? Giornale Ah, preferito. è un giornale. E poi un giornale, Sì, è un rivista giornale. giornale. Un giornale. Fumetto preferito? Diabolik e Star Wars. Ci va Vai. Andiamo su posto mondo giapponese. Anime preferito, anime barra manga. Anime preferito, aspetta. Aspetta un attimo, Aspetta, è difficile. Nessuno saprà del mio. Cosa scelgo oggi? Se mi dici puffi ti sparo, perché non è un manga. So. Guarda, la luce. Chi scelgo? Tu preferito quello che ho guardato più spesso, quello che mi ha lasciato più emozioni. Doraemon.
non c'entra un cazzo. No, specialmente Doraemon non manca. Sì, appunto. Sì. È vero, manca. No. Anche la manica. Comunque è giapponese? Sì, no, Doraemon è un manga. Vai. Non è una battuta. Una palla luminosa. Ok, Pokémon preferito. Andiamo su domande stupide. Pokémon preferito? Togepi! Minchia, che merda. Ok, Digimon preferito. Oddio, come si chiama? Patata. Digimon! Minchia, che gusti di merda. Ma cosa? Solo perché sembra un gufo, non ho capito. No, più una gallina che un questa te la concedo. Che cazzo so chiedere. Anche Palmon è bello. Minchia. Questa domanda è dedicata a quelli di una certa età. Ti spoglieresti in webcam? Sì. Ci lasci il tuo numero della carta di credito? No. Ci dai il tuo numero di telefono così ti contattano? Non sì fai o no? Non fai ridere. Era una battuta. No, come volete, decidete voi. Ma vai a se far volete culo. Conoscermi. Aspetta. Mi stai prendendo per il culo? Ma do il numero o no? Crin non è divertente. Oh, stai... no, lo do, dai. Non farmi sti scherzi. In caso l'hai detto. Ma sei fora. Ma, se, ma te son fora. Non son fora. Ma te son fora, dai. Ma sì, dai, è bello conoscer gente. Vai avanti. Sono quindicenni, tredicenni, dodicenni. Sì, 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 sì. Vai avanti. È pedofila. Perché ha 21 anni, quindi... Vai avanti. E mi piacciono... Non è vero. Ok, non ho più idee in mente. Quindi, ragazzi, volete partecipare alla nuova edizione di... Fai una domanda alla rincoglionita? Alle palle! Ok, ho capito, ho capito. Calma, calma, che mi servono. Ok, non dimmi a cosa. Vuoi fare una domanda alla signorina? Chi? Sto chiedendo a loro. Lasciate un commento qua sotto e nel prossimo video gli faremo le domande che volete. Quindi rispondete, potete scrivere qualsiasi cosa. Anche 5 domande insieme, non ho problemi. Parte, se mi chiedete come Andrea ha letto quelle domande lì, non si risponde. Perché no? Perché non è dato sapere. Sono... Perché bisogna sapere? Rispondo io. Solo perché sono in video non ti faccio queste domande. Vai avanti. Ok, qui il video finisce, spero vi siete divertiti. Ci vediamo a un prossimo domanda alla Lirin. Alla signorina. Saluta. Ciao ciao!